Parlamento degli studenti, la nuova presidente è Maria Vittoria D'Annunzio. Il 25 novembre la seduta di insediamento in concomitanza con la giornata contro la violenza sulle donne. I saluti del presidente Antonio Mazzeo. Vi propongo un patto, non siate mai indifferenti. Dalla Cieca Humanitas ad un mondo di pace, inaugurata la mostra di Rossella Baldecchi al Centro Expo di Palazzo del Pegaso. Seduta di insediamento venerdì 25 novembre per il Parlamento regionale degli studenti della Toscana. Il Parlamento ha iniziato la sua attività in concomitanza con la celebrazione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne e per questo in aula campeggiavano un paio di scarpe rosse, simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, poste sopra la bandiera italiana e quella europea. Ad aprire la seduta, con i suoi saluti, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, presente assieme ai consiglieri Francesco Gazzetti e Diego Petrucci. Mazzeo ha iniziato ricordando i numeri drammatici della violenza sulle donne in Italia. Dal 1 gennaio al 20 novembre 2022, su 273 omicidi commessi, 104 hanno avuto come vittime delle donne. Di queste, 88 sono state uccise in ambito familiare o affettivo, mentre 52, la metà di esse, hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. Questi non sono solo numeri, sono persone, madri e figlie, ha detto Mazzeo. Dobbiamo fare di tutto per portare un cambiamento culturale in questo paese, in quanto la Toscana è sempre stata terra dei diritti. Per questo, ha concluso, dico che non dobbiamo mai voltarci dall'altra parte. Molti studenti sono poi intervenuti sul tema della violenza sulle donne, affrontandolo dal punto di vista storico, psicologico, di cronaca e ricordando come la violenza di genere sia purtroppo normalizzata ancora in molti ambiti, a partire da quello sanitario. Alla fine le votazioni per eleggere il nuovo presidente del Parlamento degli studenti della Toscana 2022-2023. Con 36 voti è stata eletta a larga maggioranza Maria Vittoria D'Annunzio, proveniente dall'Istituto Alberto Dante di Firenze, che subentra a Mauro Cioci. E risulta presidente Maria Vittoria con 36 voti. Alla presidenza donna, ma questo non è avvenuto per via di una discriminazione di genere quanto perché il Parlamento si basa sulla democrazia e quindi meritocrazia e di conseguenza fino ad adesso, se per questi anni ancora i miei colleghi anche dell'anno scorso non hanno visto una donna, non è per discriminazione di genere ma per semplice uso della democrazia in modo corretto. I giovani sono i protagonisti del nostro tempo e vorremmo costruire insieme a loro il futuro. Un grazie al past president Mauro Cioci, un grazie, un grande in bocca al lupo a Maria Vittoria D'Annunzio. Avrà di fronte a sé la necessità di lavorare coinvolgendo tutte le ragazze e tutti i ragazzi toscani. Il nostro obiettivo è dare voce a chi ha meno voce. Possiamo costruirlo insieme e credo, anzi mi auguro che costruendolo insieme possiamo dare quelle risposte che in questo tempo difficile della pandemia non siamo riusciti a dare. Una bella sfida, una sfida collettiva, ponendo sempre un obiettivo di fondo. Un bimbo che nasce in un piccolo comune della nostra regione, nel più piccolo, deve avere gli stessi diritti di un bimbo o una bimba che nascono a Firenze. È una grande sfida, una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme. Io sono ancora incredula, non riesco ancora a capacitarmi, non penso di averlo ancora realizzato.
Sono felicissima, soprattutto perché ho visto una vera partecipazione anche nel seminario che abbiamo svolto a Montecatini in questi giorni, parlando di parole, pace e quindi l'importanza della comunicazione in tempo di guerra. Ecco, io penso che la comunicazione sarà il punto in cui più mi impegnerò a far rispettare, perché la comunicazione è quella che serve non solo per far conoscere il nostro organo, ma anche per dare voce a chi in questo particolare periodo storico non ha la possibilità di esprimersi come noi. È stata una bellissima esperienza formativa che ha dato tanto e di cui ricorderò tanto. E purtroppo lasciare il testimone è parte di questa esperienza, ma sono tranquillo a lasciarlo a una persona che secondo me farà un ottimo lavoro. Nei giorni in cui ricorre la giornata contro la violenza sulle donne, è stata inaugurata la mostra di Rossella Baldecchi, Cieca Humanitas, che da mercoledì 23 novembre a domenica 4 dicembre accoglierà i visitatori al centro Expo di Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana. Una mostra interamente dedicata all'universo femminile, in cui la donna è la vera protagonista assoluta di ogni scena, meditativa, assorta e osservatrice silenziosa. Emozione davvero grandissima. Sono felicissima di tornare in questo palazzo, anche se è una nuova sede. Questa sede è decisamente meravigliosa. Sono felice di portare le mie ultimissime opere. Alcune di queste le ho realizzate proprio in questo mese. E sono opere che parlano della nostra contemporaneità, parlano dei messaggi che io desidero trasmettere. Sono messaggi anche alcuni di questi molto forti, molto potenti ed hanno al centro di tutto la donna. E racconto l'universo femminile con diverse sfaccettature che sono poi quelle della nostra vita quotidiana, di donne che vivono magari anche in condizioni di grande difficoltà come le guerre che abbiamo intorno a noi. E quindi non posso che essere felice di vivere questo momento circondata da tante persone e anche da tanti amici. Grazie infinite. A tagliare il nastro il presidente della regione toscana Eugenio Giani, legato all'artista da una profonda amicizia, ma anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, insieme al segretario membro dell'ufficio di presidenza Federica Fratoni e alla presidente della commissione toscana per le pari opportunità Francesca Basanieri. Il governatore Giani ha inserito questa esposizione nel contesto delle iniziative della Giunta La Toscana delle Donne, la settimana di eventi andata in scena dal 20 al 25 novembre per parlare di un'arte dal profondo significato valoriale, capace di scuotere le coscienze e quindi invitare ad agire. La mostra centrale di questa 5 giorni dedicata alla donna, La Toscana delle Donne, è il titolo con il quale abbiamo organizzato più di 20 eventi, è questa di Rossella Baldecchi, nello spazio che vuol ospitare e esaltare gli artisti toscani che maggiormente si caratterizzano per la loro abilità, creatività, e in questo caso questa giovane artista pistoiese l'abbiamo voluta a simbolo di quello che sono i valori che vogliamo appunto rappresentare a tutela, a difesa, ad affermazione e valorizzazione del ruolo della donna nella società toscana. È un'artista, Rossella Baldecchi, di straordinario talento da un punto di vista di un'arte che è figurativa, ma che contemporaneamente riesce a offrire nell'attenzione alle figure umane una espressività dei valori, delle emozioni che sono uniche. Che si tratti di rappresentazioni forti di violenza che la donna subisce, che si tratti come in altre espressioni di una donna che si immerge leggiadra fra i fiori della bellezza che il mondo riesce a darci, l'arte figurativa di Rossella Baldecchi è qualcosa di più e non voglio esagerare, ma si inserisce in una tradizione della Toscana che dal Rinascimento in poi ha offerto i migliori artisti. Una mostra stupenda, sono felice davvero di poterla ospitare in Consiglio regionale, manda un messaggio fortissimo, un messaggio proprio in questa settimana, che è la settimana contro la violenza sulle donne, ci dice attraverso
gli sguardi di tante donne che ognuno di noi deve fare la sua parte per superare quelle violenze che spesso colpiscono le donne. Lo fa attraverso immagini semplici, con colori che arrivano al cuore, e lo fa anche con personaggi che circondano le farfalle, gli uccellini, che danno il senso di quella libertà perduta e quella libertà da ritrovare. Allora, compito delle istituzioni, della politica, è mantenere alta l'attenzione su questo tema. A volte non ci si rende conto che eventi di violenza domestica avvengono anche nelle porte vicino alle nostre case. Ognuno di noi può fare la sua parte, e oggi attraverso questa mostra stupenda si manda un messaggio molto forte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, e mi auguro che in tanti possano venire a visitarla. Sono particolarmente felice che in queste sale bellissime del Consiglio regionale esponga Rossella Baldecchi, perché il linguaggio di Rossella è un linguaggio prima di tutto universale, l'arte in sé è un linguaggio che parla a ciascuno di noi, ma devo dire che lei rintraccia delle cifre di semplicità e di sensibilità, appunto di umanità, che si trasformano in messaggi di straordinaria potenza. Le donne da un lato sono coloro che vivono più di altri le conseguenze di fenomeni negativi, pensiamo alla pandemia, alla perdita dei posti di lavoro, siamo vicini al 25 novembre, purtroppo ai tragici anche omicidi di questi giorni, ai femminicidi dei quali sono vittime, ma le donne sono anche l'elemento di riscossa e di salvezza per il futuro, e Rossella sa interpretare tutto questo con grandissima efficacia, quindi una mostra anche che ci richiama alla bellezza come cifra di salvezza, appunto un ritorno alla natura, la semplicità, e un investimento, come lei ha detto, sulle giovani donne, che sono sicuramente il futuro davanti a noi, sulle quali investire tutto quello che possiamo. In questa settimana, che è la settimana del 25 di novembre, questa mostra è molto bella ed efficace. Le donne che racconta Rossella sono donne sicuramente vittime di violenza anche a livello internazionale, sono bellissime le immagini delle ragazze afghane o anche ucraine, ma sicuramente una donna che dà speranza e coraggio. Le sue immagini appunto raccontano di una donna che è in grado di generare la vita, ma anche di dare di essere una possibilità di crescita non solo per se stessa, ma anche per le nuove generazioni. Quindi veramente un messaggio importante di coraggio e di speranza in questa settimana, credo che sia molto efficace.